Passione per la vela, per la scrittura, la pittura, la creazione di fumetti. Davide Pesana ama navigare, perciò si è trasferito a Pugliola di Lerici, dove appena può prende l'arco con la sua barca a vela. Davide Pesana è giornalista e illustratore con una grande passione per il mare e la cucina. Esperto velista, appena potuto, 5 anni fa, è scappato da Milano, la città in cui ha lavorato a lungo, per raggiungere Pugliola, dove ha una casa di famiglia con vista spettacolare, e Lerici, dove ha una barca, un tempo condivisa con Giorgio Bocca, con cui veleggiare. In questi luoghi lo ha raggiunto l'inviata Bianca Maria Scartezzini. Il disegno è il mio modo di esprimermi. C'è chi sa ballare, chi canta, chi sa scrivere e io so disegnare. E col disegno racconto le cose che so e che penso sia giusto raccontare. Soprattutto il mare, le barche, che ho sempre disegnato, e anche un po' la cucina. Nel disegno, ma questo credo che valga anche per la scrittura, prima di avere un output, prima di raccontare, bisogna documentarsi. Quando disegno una barca la devo conoscere bene. Vi ricordate che Leonardo da Vinci, che era un grandissimo pittore, è stato anche un grandissimo esperto di anatomia, che per disegnare come erano fatte le persone andava addirittura a vedere come sono fatte dentro. Pennellate di acquarelli che raccontano con ironia l'arte della navigazione e la fantasia raffinata e umoristica di Davide Pesana. Scrittore, fumettista, illustratore e grande velista, milanese doc che da 5 anni ha scelto di trasferirsi a Pugliola, sopra Lerici in Liguria, nella casa di famiglia affacciata sul Golfo dei Poeti. Abbiamo a destra Le Grazie, poi Varignano, poi c'è Porto Vena, poi l'isola Palmaglia con a sinistra le Cave di Pietra, poi l'isola del Tino con sul famoso faro. Atmosfera bohemienne, tanti i libri scritti da Davide Pesana che fanno capolino da ogni angolo della affascinante casa. Il manuale Vela, istruzioni per l'uso, strappa sorrisi e offre consigli a chi va per mare. In questo manuale ho messo tutto quello che so e ho cercato di raccontarlo nei minimi dettagli. Quando vai in barca devi guardare quello che stai facendo, perché sennò ti fai male. E sono arrivato a spiegare delle cose piuttosto complicate, come si fa un cambio di spinnaker, come si affrontano le virate con vento leggero, vento forte, barca grande, barca piccola, barca molto grande, con vento molto forte o con zero vento. Ho spiegato come si fanno gli ormeggi a vela, come si liberano i varicelli incastrati e come si affrontano un sacco di situazioni di emergenza che molti velisti bravi sanno, ma quelli che hanno navigato solo qualche anno non conoscono. E poi i fumetti, che sono sempre stati una tua grande passione. Il fumetto è una battuta indiretta che può servire a spiegare qualcosa, a far capire una certa situazione o anche semplicemente a sdrammatizzare una situazione e quindi rendere più piacevole la lettura, perché, mi ha detto un libraio, quando sento che là stanno ridendo vuol dire che qualcuno sta sfogliando un tuo libro. E secondo me, insomma, l'endorfina è una cosa molto importante che ci manca parecchio. Non solo disegni e vignette, ma anche decorazioni. Questo è un tavolo, è il tavolo del comandante con la mappa del Mediterraneo sul ripiano e una serie di cassetti con le bandiere principali. Questo è il cassetto con le vele di bordo. Qui abbiamo tutte le isole del Mediterraneo. Qui abbiamo tutte le barche che hanno vinto la giraglia e qui ci sono le regole di regata base. Sfaccettate le passioni di Davide Pesana e dopo aver lasciato il borgo di Pugliola abbiamo raggiunto Lerici per salire sulla sua barca d'epoca Midva. Questa è la barca di famiglia, l'ho trovata e l'ho comprata per Giorgio Bocca.
ci abbiamo navigato in lungo il lago per il Mar Tirreno, a lui piaceva moltissimo navigare e fare il bagno e vivere a bordo. Poi a un certo punto, quando è arrivato a una certa età, mi ha detto: Davide, o te la tieni o la vendiamo. Io l'ho tenuta, ci ho fatto tante crociere, ho fatto tante regate e continuo a navigare facendo regate adesso con i miei figli. La vela è sempre stata il fulcro della tua vita. Io la prima gita che ho fatto in barca era nella pancia della mia mamma, per cui ho cominciato a navigare prima di nascere. Per me la barca è assolutamente la casa. Io quando sono a bordo non mi annoio, sto bene, sono tranquillo e penso che sia assolutamente la mia vita. Il corpo umano ha la stessa salinità del mare, da cui siamo usciti tanti tanti anni fa quando eravamo degli esserini. Questo è uno dei motivi per cui credo ci attragga. Tante le vittorie su ogni genere di imbarcazione, dalla piccola deriva ai multiscafi, passando per le barche d'epoca. Ho navigato in oceano, ho navigato in giro per il Mediterraneo, mi sono divertito un sacco, poi è diventato il mio mestiere. Nei mari del nord dicono che esiste il coboldo di bordo, che è il folletto che può essere visto solo dal timoniere, dal comandante, e che ti segnala tutte le cose che non vanno bene, per cui fa rumore vicino alle parti in pericolo della barca. Quando una barca è troppo silenziosa, dicono nei mari del nord, il coboldo è sceso e la barca è condannata. E dopo una veleggiata, l'arte della cucina prende il sopravvento. Io vado pazzo per la cucina tradizionale. Mi piace moltissimo la bottarga che mi faccio da solo con le uova di mugine che vengono pescate qui nel Golfo di La Spezia, e penso che un bravo marinaio debba essere un bravo cuoco. Ad esempio James Cook è stato il primo a fare il giro del mondo senza perdere neanche un uomo, perché aveva capito che ci volevano le vitamine. Non sempre diranno il fato era il fato era Come diceva il mio patrigno Giorgio Bocca, facciamocela bene finché si può.